Un territorio incontaminato tra la montagna e il mare, questo è Aiello Calabro che per 2 giorni diventa palcoscenico del primo festival regionale della dieta mediterranea. L'obiettivo che vogliamo raggiungere è valorizzare i prodotti della nostra regione, valorizzare il nostro centro storico di Aiello Calabro e portare a conoscenza dei nostri prodotti fuori dal nostro territorio. Siamo veramente lieti di questa cosa e siamo innanzitutto soddisfatti per il lavoro che abbiamo fatto come amministrazione, ma come gruppo di ragazzi con l'Associazione Biologi e Nutrizionisti Calabresi, di aver portato avanti un progetto che speriamo di portarlo ancora più in fondo. Il Festival regionale della dieta mediterranea, promosso dall'Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi, è dunque un'occasione importante per parlare di alimentazione sana, prevenzione, sostenibilità ambientale ed enogastronomia locale, coinvolte ben 4 università. Coinvolto 4 università italiane, tra cui l'Università di Tor Vergata, l'Università Lunical, l'Università di Modena e l'Università di Catanzaro. Questo evento è stato possibile grazie anche al patrocinio dell'amministrazione comunale di Aiello Calabro, della regione Calabria, ed è un evento di altissima qualità culturale, scientifica, che oltre a valorizzare i prodotti della nostra terra, grazie anche alla presenza di Coldiretti, di Slow Food, vuole evidenziare anche le proprietà scientifiche di alcuni alimenti e su come questi alimenti vadano ad influenzare la nostra salute. Oggi si parla tanto di nutrigenomica, quindi dell'interazione tra il cibo e il nostro DNA addirittura, e lo può influenzare sia in maniera positiva e sia in maniera negativa. Quindi questo significherebbe proprio l'importanza del cibo e dell'alimentazione e come questa possa veramente migliorare una corretta alimentazione e le nostre condizioni di salute.